Un dolcetto semplice che non delude mai. Le scorzette d'arancia candita sono un dopo cena perfetto e in più è un modo geniale per riutilizzare le bucce. Le prepariamo in una versione ancora più golosa con il cioccolato. Dopo aver lavato per bene le arance, incidi delicatamente la buccia. Io ti consiglio di utilizzare delle arance non trattate perché andremo a mangiare proprio la scorza. Taglia le estremità. A questo punto vado a fare un'incisione proprio sulla scorza. Mi raccomando, utilizza un coltello seghettato. A questo punto le andiamo proprio a rimuovere dalla polpa, senza romperle, così. Adesso procedi tagliandole a fettine. Eccole qui, non devono essere troppo sottili. Che poi non so se lo sai, ma questa parte bianca, come la chiamiamo tutti, ha un nome e si chiama albedo. Ha tantissimi benefici e sì, vabbè, ha questo sapore un po' amarognolo, infatti adesso la andiamo a sbollentare. Io la sbollenterò una volta, ma se vuoi togliere ancora di più questo sapore, lo puoi fare anche per 2-3 volte. Immergiamo le scorzette d'arancia in acqua fredda e portiamo a bollore. Per un procedimento più veloce invece puoi sbollentarle direttamente in acqua bollente. Sciogli il cioccolato, io sto utilizzando quello fondente perché è il mio preferito e poi ci sta benissimo, ma se preferisci puoi utilizzare cioccolato al latte o cioccolato bianco in base ai tuoi gusti. Se anche tu come me lo sciogli in microonde, ogni 30 secondi controllalo e dai una mescolata, così non si brucerà. In alternativa puoi scioglierlo a bagnomaria, quindi ciotola resistente al calore, un pochino d'acqua all'interno del pentolino e lo lasci sciogliere continuando a mescolare anche qui. Ok, adesso le vado a scolare in acqua fredda. Ci vorrà giusto un minuto per raffreddarle, quindi poi le scolate e via in pentola. Aggiungo acqua e zucchero nella stessa quantità. Ora lascia cuocere finché non si addensa tutto, a fiamma dolce. Ovviamente questa ricetta puoi farla anche con altre tipologie di agrumi come il limone o il cedro, che vanno benissimo per la cassata o anche per la pastiera. E poi sono bellissime anche da regalare. Mamma mia che belle, queste già me le immagino sopra il cannolo siciliano. Comunque qui sono passati circa 45 minuti e sono pronte. Adesso le metto ad asciugare su una teglia con carta forno. Adesso non ti resta che lasciarle raffreddare a temperatura ambiente per qualche ora, finché non vedrai che toccandole non si appiccicano più al dito. Io ti consiglio comunque per andare sul sicuro di lasciarle per una notte, poi dipende comunque anche dall'umidità della stanza. Eccole qui, sono belle asciutte, non appiccicano più e adesso le andiamo a immergere nel cioccolato. Ecco qua, abbiamo finito. Quando si sarà asciugato anche il cioccolato, saranno pronte. Mamma mia, non resisto, assaggio subito. Io le amo in questa versione. Comunque si conservano all'incirca per un mese in frigorifero ben chiuse. E tu come le preferisci? Semplici o in questa versione al cioccolato? Scrivimelo nei commenti. Ciao!